Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto una camera singola in una villetta schiera. Il comune è quello di Carbonara al Ticino, che è 5-6 km da Pavia, quindi per spostarsi bisogna farlo attraverso i mezzi pubblici, qua passano le corriere, oppure tramite la macchina. Ok, la villetta da parte, diciamo, la facciata è questa, poi qua l'ingresso dà direttamente sul soggiorno, ovvero il proprietario dà in uso alcune cose, alcuni ambienti della casa, e non in uso altri ambienti. Ad esempio il soggiorno non lo darebbe in uso. In uso ci sarebbe la lavatrice, ovviamente. Allora, com'è che verrà strutturato il tutto? Ovvero, il proprietario attualmente abita nell'abitazione e vuole affittare questa camera singola. Ovviamente in uso, in condivisione, ci sarà la cucina, che è una bella cucina abitabile. Poi vabbè, l'immobile è anche molto protetto, inferriato a tutte le finestre del piano terra. Ok, in cucina ricordo che c'è la televisione, che è questa. Poi in uso ci sarà il giardino sul retro. Il giardino sul retro è questo qua. Ovviamente, diciamo, il giardino può essere utilizzato durante la bella stagione e quando non c'è afa. Giardino questo, c'è il dondolo, le sedie con il tavolo e il gazebo. Questa qua è la stanza numero 2, però noi adesso stiamo affittando la stanza numero 3. Beh, la stanza numero 2 ve la faccio vedere, è una stanza piccolina dove c'è un divano letto con diversi armadi. Ad esempio questa qua è una scarpiera, perfetto. Poi abbiamo la scrivania con sopra l'attacco per la televisione. Ecco, ricordo che in ogni stanza c'è la televisione. Allora, il proprietario dice: io faccio pagare X euro, e in questo pagamento d'affitto della camera c'è compreso tutto, ovvero riscaldamento, acqua, luce, wifi, di tutto. Ok, poi questo è un ripostiglio, perfetto. In condivisione con la stanza numero 3 che affittiamo, che adesso andremo a vedere, c'è il bagno, quindi in condivisione con la stanza numero 2 e la stanza numero 1. Ecco qua il bagno. Il bagno è un bel bagno grande con il balcone che dà sul retro della casa, ovvero sul giardino che vi ho fatto vedere prima. Comunque, vabbè, l'immobile risale all'inizio del 2000, quindi praticamente tutto nuovo. Eccoci qua alla nostra stanza numero 3. Stanza numero 3, vabbè, il proprietario per ottimizzare lo spazio ha messo un letto a ponte. Eccoci qua. Qua ci sono tutti gli armadi con anche qui la televisione più la scrivania con anche le librerie. Perfetto. Ecco, ricordo che l'immobile, cioè la stanza, può essere affittata soltanto ad una persona. Se poi uno volesse affittarla a due persone, il prezzo aumenta. Eccoci qua, lì vedete il giardino, e questo qua è la scrivania.